Bentornati a un nuovo video. In questo video andiamo a vedere come modificare il font ed installare delle emoticon di iOS sul nostro dispositivo Android. Per prima cosa andate sul link che trovate in descrizione e scaricate questa applicazione, che purtroppo è solo in inglese e arabo, però è abbastanza intuitiva come applicazione, ovviamente se la impostate in inglese. Andiamo a installarla. Ok, una volta installata andiamo ad aprire e scegliamo il font che ci piace. L'applicazione supporta Android 7.0 e 8.0. Scegliamo un font tra questi qua e andiamo a scaricarlo. Basta fare download, ecco qua che ha scaricato. Andiamo, ok, ci chiederà di installarlo e si installa simile a un'applicazione fuori dal Play Store, ecco qua, ed ecco che si sta installando. Una volta installate applicazioni emoticon, va riavviato il dispositivo. Andiamo a installare anche l'emoticon. Ok, andiamo a fare download, ecco che è partito. Ok, ecco che si sta scaricando. Andiamo a installarla. Una volta installata andiamo a riavviare il nostro telefonino tablet. Ok, una volta riavviato il nostro telefonino andiamo a testarlo. Lo testerò sulla mia pagina Facebook e vi faccio vedere le emoticon di iOS. Andiamo ad aprirle. Ecco, scorriamo. Ecco qui che abbiamo le nostre emoticon prese direttamente da iPhone. Vedete, abbiamo svariati tipi. Ok, adesso andiamo a impostare il font. Dobbiamo andare nelle impostazioni. Io cerco direttamente font, ma dovrebbe essere nelle impostazioni e personalizzazione nella maggior parte dei device. Io uso la TouchWiz della Samsung. Ok, andiamo a modificarla. Andiamo qua sotto e scegliamo il nostro font che abbiamo scaricato. Ecco qui, adesso vedrete tutte le voci, le mail in questo font. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e iscrivetevi.